Ciao a tutti dal gruppo di ricerca Iena. Ciao. Questa sera siamo di fronte a un altro grande classico delle cosiddette case infestate della Lombardia. Questa è Villa De Vecchi, famosa famigerata. Esatto. Partiamo dal presupposto che Villa De Vecchi, come ha detto mio fratello, è famigerata. Addirittura pensate che si parla di Aleister Crowley che venne qui con i suoi adepti e fece dei riti satanici evocando chissà che cosa. Allora, ci teniamo a partire dal presupposto che tutto ciò è assolutamente falso. Aleister Crowley fondò l'abbazia di Telema a Cefalù negli anni, inizi anni 20, dal 22 al 23. Non c'è gente scarnificata viva o triplici, quadruplici omicidio, sono baggianate. Se qua dentro ci fosse qualcosa è dovuto semplicemente a pseudo satanisti della domenica che venendo qui a giocare potrebbero nell'eventualità aver aperto qualche varco per qualche sorta di manifestazione. O eventualmente gli egregori, nel senso, essendo un luogo noto, conosciuto, dove, Falsamente noto. beh, non è detto, nel senso, non lo sappiamo. Comunque, essendo un luogo comunque noto, che tutti guardano anche con un certo timore, dove molti orientano il proprio pensiero, possono aver creato quello che è una forma mente. Ora, con questo, attenzione, sto parlando di teoria esoterica, qui non, Folklore. folklore, qui non c'è nessuna attinenza scientifica con quello che sto dicendo in questo momento. Comunque, parlando di insegnamenti esoterici, esistono gli egregori, che sono praticamente la manifestazione quasi fisica di oggetti che in un certo senso si formano nel piano astrale e sono alimentati dal pensiero comune di diverse persone. Come può essere creato ad esempio da una preghiera, non solo semplicemente da una leggenda molto assecondata. Questo può anche spiegare ad esempio gli effetti dei luoghi miracolosi come Lourdes o posti del genere, insomma. Quindi potrebbe anche esserci questa possibilità. Ad ogni modo, noi non ne siamo pienamente convinti, o perlomeno io, Sì, lui lui. Io già un po' di più. sono il mistico del gruppo. Ecco, io sono quello un po' più scettico e penso che, visto che siamo qua e dobbiamo farvi vedere una sorta di top 10 dei luoghi considerati infestati, giustamente abbiamo cominciato con Mombello, proseguiamo con Villa De Vecchi. Ora noi ci apprestiamo ad entrare, vi lasciamo questi 3 minuti in cui vi spiegheremo, cercando di ridare un po' di dignità a questa splendida dimora. La costruzione di Villa De Vecchi venne ultimata nel 1858. La sua architettura e il suo arredamento erano eclettici, ispirati allo stile medio orientale. La casa disponeva di un grande giardino con davanti una fontana della quale oramai non rimane più traccia. Il conte Felice De Vecchi, oltre ad essere stato un uomo molto impegnato politicamente, era un viaggiatore, un appassionato d'arte, di esoterismo e di culture arabe orientali. Purtroppo morì molto giovane in seguito a gravi problemi di salute nella sua casa di Milano. Aveva 46 anni. Era il 1862, appena 4 anni dopo la fine della costruzione della villa. I due figli, Giuseppe e Beatrice, usarono raramente la villa di Cortenova. La famiglia probabilmente non era molto interessata con la splendida dimora, tant'è che venne ufficialmente abbandonata dagli eredi nel 1938. Pochi anni dopo venne occupata da alcuni sfollati, poi acquistata dalla famiglia Medici di Marignano. La tenuta non venne mai veramente utilizzata e alla fine degli anni Ottanta venne rilevata da alcune famiglie di imprenditori locali, ma era già caduta in stato di abbandono, vandalizzata e depredata persino della mobilia. Nel 2012 venne fatta una raccolta firme per chiedere al Fondo Ambientale Italiano di ristrutturarla, ma dato che sarebbero serviti almeno 6 milioni di euro per un'opera del genere, il FAI rifiutò. Negli anni si sono accumulate le storie più fantasiose su questo posto abbandonato: morti misteriose, omicidi, suicidi, riti satanici, sacrifici umani. Niente del genere è mai avvenuto in questa dimora. Le uniche vere tragedie di questo luogo sono il suo stato di abbandono ed il fatto che, probabilmente, Villa De Vecchi è destinata a scomparire.
come a Mombello, dove dovevamo tenerci nascosti a non attirare l'attenzione, quindi possiamo tenere accese anche le luci e vedere dove cavolo stiamo mettendo i piedi. Questa per mio fratello è la terza volta, giusto Fabio? Per te è la terza volta che vieni qua, sì. Per me è la seconda invece. In realtà, sai, essendo qui, questo è un posto relativamente piccolo, non molto da vedere, e il fatto che comunque le leggende che lo animano, diciamo, non hanno nulla di fondato, non l'abbiamo mai preso più di tanto in considerazione. Però, insomma, è sempre comunque un posto degno da visitare. C'è sempre la speranza, insomma. Quando cerchi e non sai se troverai. Che è poi la base del nostro lavoro. È una continua ricerca. Sì. Questo è un altro K2, che è poco più che un giocattolo. Mi interessa perché fa il rumore, l'allarmino. E lo troviamo. Sì, cominciamo a tirare fuori tutta la varia attrezzatura. C'è da dire, già stato detto tanto sul K2, anche da altre persone, anche persone serie. Di fatto il K2 rileva campi elettromagnetici. Quando ovunque possa succedere, il K2 si illumina, non denuncia automaticamente la presenza o un'apparizione spettrale. In linea di massima, semplicemente a me afferma che c'è stata una variazione nel campo elettromagnetico. Una parte di campo. Sì. Ma specificare che non copre l'intero spettro elettromagnetico. Ah, il famoso pianoforte. Questo è il famoso pianoforte. L'hanno spostato l'ultima volta, ti ricordi? Una leggenda vuole che da qui esca la musica. Adesso noi lasceremo uno dei nostri K2 qui. Noi lo chiamiamo il giocattolo, perché questo fa bip bip bip, fa il suono. Fa il suono. Ok. Va bene, così almeno dovesse rilevare qualcosa. Sì. Sì, su quella soglia, Fabio, in effetti devo dirti che ho fotografato qualcosa, poi controlliamo bene le foto. Prova a dare un'occhiata. Termocamera non dà segni? Ok. Vedete, satanisti o pseudotali della domenica hanno fatto i loro riti. Ah, c'è un altarino lì? Sì. No, ma magari non sono satanisti, magari questi sono Wiccan. Però oddio, no, per un Wiccan non avrebbe molto senso venire qua. Cioè non è un luogo naturale. Però tendenzialmente i Wiccan. Io. Giusto per creare un po' di atmosfera. Il fuoco, da un punto di vista esoterico, rappresenta un'offerta votiva o anche la forza purificatrice, a seconda delle varie culture. Questo sembra il suono di una donna che urla. Probabilmente è un uccello notturno, però è inquietante.
Quello che mi interessa notare dei vandalisti, dei vandali, è quello che decidono di tirar fuori. Sono quasi tutti messaggi d'odio. È inquietante. È davvero quello che hanno dentro. Cosa? Sì, sì, è fissata bene. Beh, un po' la foschia proprio dell'umidità e un po' il fatto che c'è comunque un sacco di polvere. No, il K2 fa ogni tanto lancia degli schiribizzi, ma non è attivo. Direi che poi piazziamo un'altra telecamera e la lasciamo qui. Sì. Con la luce. Sì. Questo corridoio? Sì, e soprattutto anche di lasciare in giro con più disinvoltura le apparecchiature elettroniche. Ma senti, Fabio, un urlo del genere, quello che abbiamo sentito prima, a me non è nuovo. Non mi è nuovo quel suono. Dove l'abbiamo già sentito? Non mi ricordo. Perché per qualche ragione mi era familiare. Qua non l'abbiamo sentito, credo. Thank you.
condividere con voi le nostre considerazioni conclusive sulla prima parte della nostra esplorazione che vi abbiamo presentato finora. La parte finale con la musica classica è una scelta sua e lui l'appassionato. Se non vi è piaciuta, prendetevela con lui. Ci tenevamo in modo particolare a parlare di due cose. La prima è uno degli strumenti che noi non abbiamo mai veramente valutato. Esatto, è il K2. Allora, io parto già dal presupposto di essere tendenzialmente molto scettico, sono arrivato in quella casa molto scettico e mi sono dovuto ricredere quasi subito, perché eravamo lì da quanto? 20 minuti? Sì, circa. E a un certo punto, mentre mio fratello stava facendo delle domande che volevamo registrare con i miei BP, il K2 appoggiato sul pianoforte ha cominciato a illuminarsi, ma in maniera strana, quasi come se interagisse. Sì, rispondeva con segnali luminosi alla fine di ogni mia domanda. L'ha fatto almeno 4 volte. Sì, più o meno, e questo è abbastanza strano. Sì, era già capitato, però è abbastanza singolare e già quella cosa, insomma, ha lasciato un po' così. Poi, riguardante l'urlo, ora questa è la cosa più importante, ed è quanto dà il titolo al video che state guardando. Perché la leggenda metropolitana sull'urlo, sul presunto urlo che si sente intorno alla, o dentro la casa, reputato provenga dalla figlia del conte o della nipote morta in maniera tragica. Sì, ci sono mille versioni in questa cosa. Come tutte le leggende metropolitane. Esatto. Ne abbiamo trovato l'origine. Inizialmente, chiaramente inizialmente avevamo sussultato, io in modo particolare, e ha fatto quel versettino però comunque ho iniziato a pensare a quale animale potesse appartenere, perché ero quasi certo si trattasse di un animale, come avevo detto durante l'esplorazione mentre eravamo lì l'altra sera. Ho pensato poteva essere un uccello, qualunque cosa. Io pensavo che poteva essere un uccello notturno, perché poi chiaramente era un suono, come ho detto, che mi era familiare. Ho iniziato a ragionare sul suono. Il suono sembrava ad alta frequenza, quindi proveniva da una cassa toracica piccola, risuonava all'interno di un palato possibilmente stretto, e ho pensato a tutti gli animali potenzialmente presenti in quella zona che avessero potuto produrre quel suono. Ho pensato, fino a che sono arrivato a una conclusione. Ora, sentiamo il suono che abbiamo sentito all'interno della casa. E ora sentiamo il suono prodotto da questo animale. È praticamente lo stesso. Quindi il famigerato terrificante urlo della bambina è in realtà il verso della volpe, che, oddio, io non riesco a immaginare a chi è venuto in mente di se esiste una divinità che ha inventato questi animali, a chi è venuto in mente di assegnare a un animale tanto carino, piccolino e tenero un verso così agghiacciante. Comunque, appunto, come dicevamo, come avevo detto, partivo già un po', diciamo, molto scettico e stavo cominciando a ricredermi. Infatti non è ancora finita la conclusione, al prossimo video. Ho sentito ringhiare. Chi c'è? C'è qualcuno? L'ho sentito proprio sotto. Scendiamo decisamente. Se c'è un rumore e c'è qualcosa, voglio sapere da dove arriva e da chi viene.